Una convention da record. 3 eventi in uno, oltre 30 incontri al giorno di scienza, fantascienza e letteratura. Più di 1000 persone partecipanti. Questi i numeri di Sticcon 2012. Convention in una, per la prima volta quest'anno a Bellaria abbiamo la Sticcon, che è ormai tradizionale da quasi 15 anni credo qui a Bellaria, che si è sempre occupata di Star Trek, e da quest'anno si sono affiancate la Yavincon, che è la convention del club Yavin 4, che si occupa principalmente di Star Wars, Guerre Stellari, ma anche di tante altre serie come Harry Potter o Il Trono di Spade, e spazia dalla fantascienza al fantasy e anche oltre. E la Italcon, che è la convention nazionale della fantascienza, soprattutto letteraria. Da dove viene? Io dalla Sardegna. Da provincia di Rovigo. Da Ravenna. Roma. Da Ferrara. I'm from Stuttgart in Germany. Vengo da Milano. È la prima volta alla Sticcon? No, è la mia 15ª Sticcon. Sono 15 anni. Ero venuto qualche anno fa da solo, quest'anno con i miei figli. No, it's not my first time, it's been my 6th time. Come mai è ritornato anche quest'anno? Perché prima di tutto sono stato introdotto al mondo e non mi bastava più collezionare action figure, volevo entrare a far parte comunque di un gruppo di appassionati con cui posso condividere la mia passione. E non meno importante c'è il fatto che molti di questi eventi sono associati ad eventi di beneficenza e possiamo aiutare il prossimo divertendoci. Perché ho degli amici che vedo solo quando vengo qui alla Sticcon, e poi è un modo per incontrare degli attori che sennò non vedresti. It's a privilege to be part of this legacy. I feel very lucky to have traveled all over the world. È un privilegio far parte di questa cosa, mi sento molto fortunata ad attraversare il mondo diffondendo un messaggio positivo e ricevendolo da così tante persone che amano Star Trek. Penso che tutti crediamo nel futuro e che questo sia migliore, lo spero proprio, e incoraggio tutti a fare il meglio che possono per fare del mondo un posto migliore. Poi all'improvviso spunta questa cosa, questa fama, dice: tu non sai che questa serie... sai, quando lo stai facendo non ci pensi a questo, però è un piacevole sorpresa. I think because penso che la science fiction in genere è famosa perché riguarda ciò che non si conosce. Tutti crescono pensando, sin da quando sono bambini, guardando le stelle e pensando: c'è qualcuno lassù? Come sarebbe viaggiare fino a quella stella? Come si fa a viaggiare fino a quella stella?